Come mi verranno effettuati i rimborsi? Come verranno effettuati i pagamenti? Allora, per quanto riguarda i rimborsi, questi miei rimborsi fiscali mi verranno effettuati direttamente dal mio datore di lavoro o comunque dall'istituto previdenziale nella prima busta paga utile. Infatti bisogna considerare che per il dipendente la prima busta paga utile per ottenere il rimborso è quella di luglio, per il pensionato è agosto. Questo perché? Perché i datori di lavoro sono obbligati ad erogare i rimborsi esattamente nella busta paga relativa al mese successivo a quello in cui hanno ricevuto il dato dall'Agenzia delle Entrate. Ecco perché dicevo prima si manda il modello 730 e con più probabilità si avrà che il rimborso io lo veda già nella busta paga di luglio. Il discorso è diverso per i pensionati, perché per i pensionati l'ente pensionistico deve obbligatoriamente erogare il rimborso nel cedolino relativo al secondo mese successivo a quello in cui riceve il dato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Quindi se io dovessi presentare subito, quindi ai primi di giugno, il modello 730, probabilmente l'Agenzia delle Entrate riuscirà a elaborare il prospetto di liquidazione entro fine giugno, quindi trasmettere il dato direttamente al mio datore di lavoro in modo tale che lo stesso sia obbligato nella busta paga di luglio ad trasferirmi il rimborso. E nel caso in cui io fossi debitore, come succede? Come devo fare con le imposte? Le imposte verranno trattenute con le stesse modalità previste per il rimborso. Cioè le imposte verranno trattenute direttamente nella prima busta paga utile, che per il dipendente è quella di luglio e per il pensionato è quella di agosto. Nel caso in cui questa busta paga non dovesse essere capiente, perché le imposte può essere che siano notevoli, in questo caso il saldo verrà trattenuto nella busta paga successiva. Ricordatevi che avete la possibilità di optare anche per un pagamento rateale. Le rate massime sono 6, purché l'ultima rata venga pagata entro il fine novembre, entro il 30 di novembre. E se non ho un sostituto d'imposta, cosa succede? Perché prima vi ho detto che può succedere che anche chi non ha un sostituto d'imposta nel 2020 può comunque sia presentare il modello 730. E se non ho un sostituto d'imposta e presento il 730 perché mi avvalgo quindi del CAF o del commercialista o lo invio io direttamente come, tramite la precompilata andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che cosa succede? Allora succede che per quanto riguarda i pagamenti dovrò utilizzare le stesse modalità e i termini previsti per chi utilizza il modello redditi persone fisiche. Ed esattamente dovrò generare il modello F24, andare in posta, in banca, oppure se mi avvalgo di un intermediario abilitato, tramite il suo intervento bisogna inoltrare telematicamente il modello F24 per pagare le imposte. Quindi generalmente ci sarà un addebito sul mio conto corrente. Mentre per quanto riguarda i rimborsi, questi verranno erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Allora, erogati in che modo? O direttamente sul proprio conto corrente. E questo nel caso in cui io contribuente, abbia comunicato il conto corrente, l'IBAN del mio conto corrente all'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso l'emissione di un titolo di credito da parte delle Poste Italiane. Cioè Poste Italiane invierà al domicilio, alla residenza del contribuente, un mandato all'incasso, quindi è una sorta diciamo così, di bonifico domiciliato, e con questo mandato mi recherò in posta e andrò a recuperare quanto mi spetta. Per chi volesse ricevere rimborsi, non ha un sostituto d'imposta e volesse ricevere rimborsi con un accredito direttamente sul proprio conto corrente, deve comunicare l'IBAN, ho detto l'Agenzia delle Entrate. Come comunicarlo? O si collega direttamente al sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi www.agenzieentrate.gov.it, oppure si reca presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate per presentare la domanda e quindi comunicare il proprio IBAN. Può succedere però che molte volte io compili il modello 730 e poi lo trasmetta, ma poi mi accorga di aver effettuato un errore. Che cosa succede? Si può rimediare? Certo che si può rimediare. Si rimedia però generalmente entro il 25 di ottobre. Come rimediare? Il rimedio dipende sostanzialmente dalla tipologia di errore. Perché se io dovessi aver sbagliato, per esempio, a indicare i dati nel mio sostituto d'imposta, allora in questo caso addirittura posso rimediare anche io direttamente, io contribuente direttamente dalla mia area personale. Quindi 730 precompilato. Nel caso in cui invece gli errori incidano anche sulla determinazione delle imposte o del credito, in questo caso le modalità sono diverse. Allora, posso, se l'errore genera un maggior credito o un minor debito, e quindi io debba andare a modificare a mio favore la precedente dichiarazione,
devo presentare il modello 730 integrativo e lo posso presentare tramite l'ausilio di un CAF o di un professionista abilitato quale un commercialista. Se invece la variazione è a mio sfavore, perché la variazione determina una maggiore imposta o un minor credito rispetto a quanto indicato nel primo invio, ecco che allora in questo caso non posso utilizzare il modello 730, devo necessariamente utilizzare il modello redditi persone fisiche e quindi avvalermi dell'assistenza del CAF o di un intermediario abilitato quale un commercialista.